convinto innanzitutto che la coalizione di centrosinistra possa avere un ruolo di pilastro di un prossimo governo. Devo dire che al di là di questa convinzione, i rapporti che abbiamo tra i principali paesi europei, tra l'Italia e la Germania, che abbiamo con la Francia, con la Spagna, con altri paesi europei, oggi sono fondamentali, al di là delle maggiori o minori difficoltà delle congiunture interne di ciascun paese, sono fondamentali per cogliere l'occasione che l'Europa ha davanti. Noi veniamo da un 2016 in cui sembrava sgretolarsi il progetto europeo, non lo dimentichiamo, quel giugno della Brexit, da un 2017 in cui sono state date delle risposte ai rischi di populismo antieuropeista. Abbiamo adesso, credo, il dovere nel 2018 di rispondere il più possibile alla domanda di Europa che c'è nella nostra regione, nel commercio internazionale, sulle grandi questioni globali. Non c'è uno dei grandi temi internazionali su cui l'Europa non possa e debba svolgere un ruolo più importante.